Buonasera amici di Drete Sole, buon 2013 a tutti da Andrea Checcarelli da Diretta Grifo e anche chiaramente da Daniela Marinelli e da Matteo Marcella che, come l'anno scorso, chiaramente vi porteranno a seguire il Perugia ovunque. Questa settimana il Perugia era impegnato nel campo di Benevento ed ha riportato a casa una vittoria importantissima, un 1-0 grazie ad una bellissima zuccata di. Che è valsa i tre punti su un campo molto problematico per chiunque affronti il Benevento. Il Perugia, con questo successo, si è momentaneamente portato in quinta posizione in classifica a pari punti con il Pisa. Che nel mentre in cui state guardando questa trasmissione, è impegnato nel posticipo serale del lunedì di Lega Pro contro il Latina. Quindi il Perugia che ha iniziato molto bene questo 2013 con una bella vittoria, Perugia che guarda con positività al proprio futuro, visto la striscia positiva di successi, tre vittorie nelle ultime quattro gare giocate per la squadra di mister Camplone che sembra aver trovato la giusta quadratura anche grazie agli innesti del mercato di gennaio che la società gli ha messo a disposizione ambedue i nuovi acquisti hanno debuttato nella gara di benevento hanno dato ottime risposte sul piano tecnico tattico a mister camplone e adesso bando alle ciance andiamo a vedere le immagini realizzate direttamente a benevento da matteo marzella con il commento come al solito della nostra daniela marinelli Auguri e buon anno dallo staff di diretta Grifo a tutti i telespettatori e ai tifosi del Perugia. È il giorno dell'Epifania e come dice un vecchio proverbio tutte le feste si porta via e si inizia a tornare in campo e a fare sul serio. Prima giornata del girone di ritorno con il Perugia impegnato in terra campana e più precisamente a Benevento due i nuovi innessi già ufficializzati dal Perugia il difensore Francesco Cangi con la formula del prestito dal Verona con diritto di riscatto e Gianluca Nicco proveniente dal Pescara Francesco Cangi classe 1982 è originario di Città di Castello è un terzino destro anche se ha giocato anche a sinistra e vanta nella sua carriera la vittoria di tre campionati ad Arezzo, Gallipoli e Verona il centrocampista Gianluca Nico, classe 88, ha appena finito di scontare una squalifica inerente al calcio scommessa inizialmente per tre anni, ridotta in appello ad un anno, e poi il 17 dicembre scorso ridotta ancora a sei mesi. Insomma, fino al 31 dicembre 2012. Ora è a Perugia. La società del Perugia non si fermerà qui. Per i nuovi arrivi. Ma intanto si saluta chi se ne va, il centrocampista Edoardo Luis Carlotto, classe 81, che è stato ceduto al Venezia. Ma passiamo alla partita di oggi: il Benevento. Nella prima di campionato il Perugia superò al Renato Curi gli stregoni per 2 a 1. I marcatori al quarto del primo tempo: Rantier, al trentaquattresimo del secondo tempo, pareggio del Benevento con Altinier e il raddoppio al quarantesimo della ripresa ad opera di Ciofani. Ora il Perugia è a quota 21 in classifica mentre il Benevento è a 19. In conferenza stampa ieri Mister Camploni ha parlato del gruppo che è prontissimo per la ripartenza. Ha definito la squadra viva e vogliosa di fare bene. Per quanto riguarda i nuovi arrivi, sono pronti a livello organico e sicuramente scenderanno in campo già a partire da oggi. La squadra ha bisogno di punti e deve dare continuità alla vittoria prima delle festività. Parlando del Benevento, mister Clampone ha puntualizzato che a livello di classifica è sotto il Perugia e l'obiettivo è quello di lasciarlo sotto. Sempre in riferimento ai Stregoni ha specificato che è una squadra costruita per vincere il campionato, una squadra importante, esperta, con grandi mezzi ed allestita con grandi nomi. Ha concluso con il dire che il Perugia non è da meno e pertanto al Ciro Vigorito anche gialloblù dovranno preoccuparsi del Perugia agli ordini del signor Benassi Gianluca di Bologna, coadiuvato dagli assistenti, Sasi Salvatore di Barletta e Di Salvo Francesco di Barletta, fanno il loro ingresso in campo. Il Barletta, Gori, Danna, Balzan, Davi, Mengoni, Signorini, Buonaiuto, Carrotti, Cipriani, Mancosu, Marchi. Risponde il Perugia con Coprivez, Cangi, Liviero, Esposito Russo, Lebran, Politano di Tacchio, Ciofani, Moscati, Rantier. Niente da segnalare nei primi 15 minuti di gioco, nessuna emozione al Ciro Vigorito, tanto è che con la cronaca... Partiamo dal ventunesimo con la munizione del capitano del Benevento Danna per protesta. Al ventottesimo rigore non concesso al Benevento, dalla sinistra traversone di Bolzana di testa buon aiuto per Cipriani che all'altezza del dischetto del calcio di rigore viene letteralmente cinturato da Russo. Il signor Benassi dice che è tutto regolare e lascia proseguire. Al trentasettesimo Perugia in vantaggio, Moscati mette in mezzo un cross dalla destra, sulla palla si avventa Ciofani che stacca su Signorini e di testa in sacca alle spalle di Gori. Benevento 0, Perugia 1. Con il montaggio passiamo alla ripresa e passano appena 50 secondi. Ed è il Benevento a rendersi pericoloso. Mancosu lancia Montini che dalla destra prova il tiro con la palla che termina di poco a lato alla destra di Coprivez e si perde sul fondo. All'undicesimo ammonito di tacchio per fallo su Mancosu e al diciottesimo punizione dalla destra di Rantier direttamente in porta con Gori costretto a distendersi e salvarsi con i pugni in angolo. Al 38 Cipriani si libera di tre avversari ed in piena aria si gira, prova il tiro, che però è fuori. Al 39 Aires è entrato al 34 del secondo tempo, a posto di Politano, dalla sinistra serve in aria Rantier che davanti al portiere prova il tiro, ma Gori c'è. Al 42 tiro dalla distanza di Esposito, di poco alto sopra la traversa. Vengono concessi 4 minuti di recupero al 45 Benevento, vicino al pareggio. Gol mangiato da Montini, che è entrato al posto di Marchi, solo davanti a Coprivez pensa bene di testa di effettuare un semplice passaggio all'1 biancorosso. Arriva il triplice fischio di Benassi con il Perugia che supera al Ciro Vigoriti il Benevento 1-0. Eccoci di nuovo rientrati in studio per salutarci e darci l'appuntamento per la prossima puntata di diretta Grifo, sempre lunedì, sempre alle ore 21, sempre sul canale 113 del Digitale Terrestre. Vi porteremo chiaramente a vedere la partita del Perugia della settimana prossima. Il Perugia sarà impegnato contro il Barletta, ultimo in classifica ed in difficoltà, con soli 8 punti messi insieme in questo campionato. Una gara che si prospetta agevole per la squadra di Camplone. Tutti i tifosi, in primis, che anche nella gara di Benevento hanno seguito, come al solito, la propria squadra in trasferta, si aspettano un buon risultato, una vittoria possibilmente, per provare ancora a restare attaccato, quantomeno al treno playoff, visto che. Per il momento l'Avellino sembra aver ingranato una marcia che le altre squadre non riescono a tenere. Ma ne sapremo comunque sia di più la prossima settimana su quelle che saranno l'evoluzione di questo avvincente campionato di Lega Pro Girone B, prima divisione. Da Andrea Ceccarelli eh, un abbraccio, un saluto e forza grifo. Ci vediamo la settimana prossima. show